Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video ed oggi andiamo a fare un unboxing. Avrete già letto dal titolo del video che alla fine non ho resistito e come tanti altri ho ordinato il giorno dell'uscita, purtroppo il giorno dopo, un nuovo MacBook Pro e ho puntato, si potrà capire dalla scatola, ad un 14 pollici. Perché? Perché la mia esperienza con il 13 è stata molto più che positiva e dato che io ho preso il 13 da poco ho pensato di fare un cambio, di vendere il 13 e prendermi il 14, perché presto detto lo analizzeremo all'interno di questo video unboxing, detta in soldoni, quel picco di potenza in più che dà la macchina può soltanto tornarmi utile in produzione. Sì, mi sono reso conto, ho provato a sfruttare la macchina, l'M1, su certe piccole circostanze lavorative che faccio normalmente con i desktop, ho percepito che purtroppo certe piccole cose non le posso fare. Ad esempio i render 3D ho dovuto evitare di farli con il 13 pollici, semplicemente non perché desse problemi, ma perché giustamente con soli 8 core è un pochino più lento, giusto che sia così. Ed invece, dato che ho punto ad avere comunque una macchina con delle giuste performance, proviamo questi nuovi MacBook Pro. Ho scelto il 14 per il form factor, perché il 16 troppo grande non ne ho bisogno, ed ho scelto come modello CPU la Pro 10-16. Questo è il rapporto 10 core CPU, 16 core in GPU. Ma facciamo l'unboxing e dopo ve ne parlo. Naturalmente cura manacale per i dettagli delle scatole. All'interno della confezione, naturalmente, come Apple ci ha abituato, troviamo il MacBook Pro che il peso mi lascia un attimo sconcertato, perché è molto molto pesantuccio rispetto al 13 pollici che invece è proprio leggerissimo. Una delle cose per il quale ho scelto anche questo modello, che è il cavo MagSafe, grande ritorno su questa macchina, su queste macchine Pro, dedicate Pro, che voi non avete idea di quante volte si tira per sbaglio il cavo. Lo si fa in ambito casalingo, figuratevi quello professionale. Questa è una delle scelte migliori del mondo. E poi dovremo trovare in questa versione alimentatore da 96 watt esattamente, con sempre la porta USB-C, quindi ci consente anche la ricarica tramite porta USB-C naturalmente. E rispetto al modello base, il caricabatterie l'alimentatore, il trasformatore è un pochino più veloce per caricarlo un pochino più velocemente. Ma quello che è fantastico è il cavo MagSafe. Andiamo un attimo a spippolare questo. Allora, primo impatto, una macchina molto più solida, si sente proprio molto più solida, design bellissimo, mi ricorda tantissimo, penso che l'ho sentito dire a tutti quelli che l'hanno aperto, ricorda tantissimo i MacBook Pro di 7-8 anni fa che avevano... No, qualche anno in più, 7-8 anni fa, quasi una decina di anni fa, che avevano questo design simile, molto più robusto, si sentono proprio che sono molto più robusti, anche molto più pesanti, e ora sono anni che voglio fare questo. Una delle cose che ho sentito più dire sul cavo MagSafe, che sembra molto rigido e che le persone abbiano paura comunque di tirarsi oltre il cavo dietro anche il computer, e che verrebbe meno quindi la sua funzione di safe, insomma. Ma in realtà i cavi MagSafe vanno tolti così, tirandoli o sotto o sopra, o verso l'alto o verso il basso. Ed è il caso normalmente quando abbiamo il cavo in corrente verso il basso e qualcuno lo tira, il cavo andrà verso il basso, non verrà mai tirato o strattonato in questo modo. E per questo è molto intelligente, perché così non si può togliere, ma se qualcuno strattona da sotto, il cavo si stacca da solo. Ed ora apriamolo per la prima volta e dovrebbe partire. Il notch, e a tratti lo dimentico, ma lo schermo è... non penso sia percepibile in alcun modo la bellezza del monitor, molto più bello del 13 pollici M1, molto molto più profondo, molto più grande anche in tutto ciò, anche se poi le dimensioni davvero cambiano di poco, ma il peso cambia invece di tantissimo. Altra cosa differentissima che troviamo è che scompare la touch bar. Amore e odio verso la touch bar, la realtà è che le utilizzavo davvero troppo poco. Quindi oltre alla touch bar che sparisce, c'è
tutto il reparto della tastiera che è totalmente cambiata, anche al click è totalmente differente, ma di sicuro poi ne parleremo più approfonditamente in un altro video in cui mi dedicherò a fare anche qualche test di comparativa e soprattutto, naturalmente non è fonte di questo video, fare una comparativa anche tra il 13 pollici e il 14 pollici, a chi può essere indicato un modello, a chi può essere indicato l'altro, perché ricordate che se questi processori vengono montati in macchine che hanno determinati costi, beh, c'è sempre un perché, e questo perché si chiama il mondo professionale. Quindi questo tipo di computer non è adatto a tutti e non lo consiglio assolutamente a tutti, ma soltanto a chi realmente lo utilizza per lavorare e ha bisogno di una macchina per poter lavorare. Perché ho scelto il modello Pro e non il Max? Allora, partiamo dal presupposto che sia il modello Pro che il modello Max utilizzano entrambi come C-Core di CPU lo stesso numero, togliendo quelli di base dove vengono castrati dei processori, dei core, di base sia il Pro che il Max hanno 10 core per la CPU. Quello che differenzia tantissimo sono i core di GPU, quindi della scheda video integrata. In questo modello ce ne sono 16, mentre nel modello Max ce ne sono 32. Ora, come già detto nel video in cui parlavo dei due processori, per chi utilizza o deve utilizzare questa macchina come macchina principale o come macchina dove comunque deve fare tanto lavoro, deve farci tutto il proprio lavoro, probabilmente la CPU Max con i 32 core di grafici in più ha un vero senso. La macchina invece che ho preso ed è destinata a tutte le operazioni di editing online, di editing, di un po' di color, un po' di compositing, un po' di 3D, qualche render, ma tutto si ferma lì, perché il grosso del lavoro comunque lo faccio su Workstation. La mia necessità era di avere una macchina che comunque mi permettesse di fare tutte queste cose, ma in mobilità. Quindi se sono su un set a lavorare da un cliente, posso fare determinate cose, ma non le devo fare tutte, devo cominciarle e poi terminarle sulla Workstation. Questo è il motivo per il quale io non ho scelto la Max, perché non ne ho necessità. E questo è il modello da 16 GB di RAM. No, non sono andato oltre, perché con M1, con i 16 GB, mi sono trovato egregiamente. Comunque quando utilizzo questa macchina, il portatile, per lavorare non faccio più di un task per volta, quindi avrei potuto optare per i 32 giga, ma anche 16 penso che vadano più che bene. Quindi questo è il motivo della mia scelta e adesso mi metterò sotto, lo configurerò e comincerò a farci tanti test e comincerò addirittura a lavorarci, così lo stressiamo un pochino e ve ne parlerò in un video dedicato. Insomma, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Fatemi sapere la scelta che voi avete fatto nel caso avete fatto questo upgrade. Fatemi sapere cosa voi avete preso. In coda c'è un'ultima cosa per il quale ho preso questo computer, che sono queste. Porta HDMI, lo slot per l'SD e le tre porte USB-C. Le sole due porte sull'M1 erano davvero poche, perché una poi dovevo dedicarla alla corrente. Invece ora ne ho tre a disposizione, più quello per la corrente, più l'HDMI. Goduria per un monitor esterno e lo slot per l'SD. Questo vale, oltre al MagSafe, la spesa di questo 14 pollici. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su Instagram per potermi fare qualche domanda diretta che poi andrò a mettere nel Q&A su questa macchina. Insomma, cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.